un pennello un po' più ampio, vado a rendere la sfumatura ancora più morbida. Questo è un pennello della Make Up For Ever Blender. Ah sì, bello. Bello, bello. Vedete ragazzi, quello che vi dicevo prima, perché io non riesco mai a fare prima gli occhi, perché non mi vedo mai bene se non mi faccio la base, le sopracciglia prima. Adesso non, vedendo le sopracciglia fatte, non vedendo la base, non riesco a capire dove... Vedendo comunque dove lo sporco che non deve essere pulito. Non vedo dove spingermi, quindi per questo preferisco fare prima la base. Invece mia sorella fa il contrario. Adesso mi fermo qui e vado con il correttore, quindi a correggere e a pulire questa parte qui. Apra 2.0. Quindi tutta questa parte qui dell'occhiaia e lo mescolo con un po' di full cover della Make Up For Ever, che è questo correttore qui molto 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 professionale, è buonissimo, praticamente ne passo una goccia. Ed è waterproof. Eh sì, vado con questo pennello qui. Full coverage e waterproof. E già vedete come l'occhio ha un effetto totalmente diverso. Prima sembrava tutto sporco, tutto sfumato, non si capiva niente. Invece basta un correttore, soprattutto se quando sfumiamo tanto, ragazze, è importante andare a correggere dopo, anche se siete abituati a fare la base prima. Adesso ragazze, stoppo qui, poi dopo vado a fare le ultime cose dell'occhio, tipo il mascara e così via. Vado a correggere le sopracciglia e dopo averle pettinate verso l'alto... Un aneddoto divertente sulle sopracciglia di mia sorella. Mi sa che già l'abbiamo detto in qualche video, sì. O forse io, buono, mi ricordo. No, forse l'avrei detto tu che ti chiamavo diavolone, ma do ragazze, non potete immaginare. Prima di fare l'accademia, praticamente prima di fare l'accademia si schiaffava, per forza, così, che veramente assurdo. Andai a Londra una volta con una mia amica, arrivai lì, insomma, per incontrarla che lei abitava lì, si presentò con queste sopracciglia giganti e nere, definitissime, con la punto H che arrivava in cielo, nere, opacissime. No, erano nere brillantinate, l'ombretto. Vabbè, aiutami a dire. Nere brillantinate! Ma neanche chi ha i capelli neri si fa le sopracciglia nere. No, ragazze, non potete immaginare, io la chiamavo diavolone, lei tutta sorridente, ha cercato di trovare la sua forma e adesso le verità vanno bene, ma non sapete che ha passato. Beh, poi ho fatto l'accademia e ho imparato a truccare. E adesso che ho corretto tutte e due per quanto riguarda la palpebra inferiore, vado con un pennello e con un po' di cipria, utilizzo questa qui di MAC, la Studio Fix Powder nel numero NC25. Ma è bella però, pure quando uno la vede è proprio setosissima. E vado quindi sotto l'occhio a incipriare. Tu lo fai separatamente, incipri l'occhio tipo correttori, o lo fai tutto insieme? In che senso? Se lo faccio insieme al fondotinta? No, lo faccio sempre separato, perché a volte uso una cipria HD, a volte uso quella la banana, a volte uso questa, a volte faccio baking, sì, dipende un po' dai trucchi che faccio. Incipro sempre gli occhi separatamente dal viso, invece per esempio quando ero piccola, a parte che ero ridicolo, chissà uno come si truccava, però uno si inciprava tutto insieme, mi piace separare. Anche perché quei pennelli grandi non è che riesci bene a raggiungere l'aria, quindi invece mi piace andare bene a curare ogni dettaglio. Quindi allora adesso ragazzi, che ho concluso questi occhi così, mi piacciono tantissimo come le stanno, perché lei, lo sapete, Michela si fa sempre trucchi molto molto eccentrici, carichi molto definiti. A me invece, l'ultimo non era carico, l'ultimo che ho caricato, no, quello no. Ah boh, però sai, hai fatto le rabbrone molto molto molto, poi più che altro sai cos'è, pure che tu ti metti le ciglia finte, lo sapete ragazzi, sono per il naturale, per l'etereo, per questa bellezza, non ci vuole botticelliana dei dipinti, queste cose qua, quindi mi piace di più una cosa naturale. Vabbè, allora, quindi cosa vado a fare? Vado a prendere il mascara, dammi il tuo mascara, quale utilizzi tu? Sotto il mio consiglio utilizza il False Lash, no scusatemi, ah sì, il False Lash sotto mio consiglio Architect 4 dimensioni, quello della L'Oreal, fantasticissimo. Se lo trovate ragazzi, mi raccomando, non fatevelo scappare, perché ve l'ho detto, l'hanno tolto dal mercato, lo stanno togliendo, perché ovviamente è stata tanto tempo, quelli ogni tanto fanno uscire cose nuove. Praticamente con questo mascara ottengo un effetto delicata, naturale, non pacchianona, tre quintali di ciglione. Mi piace moltissimo.
Ora ragazzi, applicato il mascara, vado con una matita color burro, questa è di MAC perché l'altra di NAP l'ha lasciata di là, la NC15 praticamente, quindi non è né troppo bianca, è una via di mezzo. La vado a mettere quindi all'interno dell'occhio per togliere comunque i rossori, per andare ad illuminare lo sguardo. Quindi guarda su. Ragazzi, io non so se notate, non riesco mai a vedere i miei occhi senza una matita, senza un eyeliner, senza comunque un po' di definizione. Senza un po' di definizione. Invece mia sorella spesso trucca senza matita, appunto, senza eyeliner, un look più leggero. La matita però ce l'hai, eh? E adesso base, vado ad utilizzare il Face & Body di MAC N2. Piccola quantità, ragazzi, io non so quanto fondotinta voi utilizzate, ma comunque secondo me certe volte in certi video vedo gente che mette 3 quintali di pompette di fondotinta. Io invece ne metto veramente pochissimo. No vabbè, per esempio ecco Nikki Tutorial, mia sorella piace tantissimo. Sì, consumo un fondotinta secondo me una settimana. Nikki Tutorials. Ah vabbè, comunque allora visto che io l'adoro, mi piacevo tanto. Ah, sta facendo Nikki Tutorial. No, a me... Cioè, comunque magari fa trucchi carini, sì, per quanto riguarda gli occhi, perché io, cioè, i trucchi che fa sul viso non li considero proprio. A me piace proprio tanto, è vero che fa sempre queste americanate molto 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 costruite, con tanto prodotto, non per niente naturali, però mi piace proprio tanto. A me no. Ah boh, a me è di straniere, a me piacciono i Pixie Woo tantissimo proprio. Perché fanno, non so, mi ci rivedo, fanno sia trucchi più leggeri, più portabili, fanno comunque trucchi belli, strutturati, da serata, mi piacciono tantissimo le Pixie Woo. Là non mi piace proprio Jeffree Star, sinceramente. Il truccatore, fa sempre questi trucchi un po' da drag queen. No, no. Jaclyn Hill, chi è? Pure molto bravo. È un altro tutorial, un altro make-up artist inglese. In inglese non è che io capisca tutto quello che dicono. Io invece mi trovo a guardare più quelli inglesi americani che quelli italiani. Ho visto tra l'altro in questi giorni molti molti youtuber che stanno facendo dei video critica a YouTube per come si è cambiato, perché si sta promuovendo solo le persone che hanno un sacco di iscritti, quindi è più difficile crescere magari per i canali piccoli, quale potrebbe essere il nostro. E appunto dicevano che non sta promuovendo più la creatività, ma il fatto che si hanno molti iscritti. E a me i canali che fanno queste cose stupide, tipo vedo persone che hanno miliardi di iscritti che fanno pizza challenge oppure assaggio snack cinesi, io non le guarderei mai. Cioè sanno che va e quindi si stanno omologando tutti gli altri perché devono fare questi video che vanno. Ma che mi devo vedere il pizza challenge? Ma che me ne frega? Vabbè, vedere quella che si mangia diverte, la pizza, ma io non mi diverto per niente. Guardo YouTube per istruirmi, per elevarmi, per imparare, non per ste stronzate. No, allora. E io non condivido perché non so, penso che uno non ricavi niente a vedere questo tipo di video. Vabbè, sì, magari ti diverti, ti fai una risata, però io appunto guardo YouTube più per istruirmi, oppure risate, mi guardo, che ne so, i Jacal, questi video, i video di Frank Matano che mi fanno sbellicare dalle risate, però non queste cavolate tipo challenge, non mi piacciono, non mi lasciano niente, ecco. Mi trovo molto spesso a guardare video magari americani e inglesi più che italiani, invece mia sorella è il contrario. No, e quindi vedere quelli inglesi mi deve proprio piacere tanto. Infatti quelli di Pixie Woo li guardo. Intanto devo un po' fare di contouring leggero. Uso Cameo di Nabla, è questo bel marroncino, né troppo caldo né troppo freddo, che è perfetto per scolpire leggermente. Vado con questo pennello morbido abbastanza preciso, che mi permette di lavorare bene lo zigomo, perché mia sorella non ce l'ha molto pronunciato, quindi lo devo proprio ricavare. Bello. Vado con il blush, che blush mi dai? Mi ha dato questo, praticamente per le ragazze di colore. Vabbò, comunque ne userò. È vero, a me piace, ne basta pochissimo. È ovviamente una punta, di 50 anni, ne vuole pochissimo per la gente chiara. Per me è un colore bellissimo comunque. Stupendo, però ce ne vuole pochissimo e vado sullo zigomo. Bellissimo, veramente. Guarda come sei bella. Bellissima. Bellissima. No, guarda, sei molto bella. Molto bella. Molto naturale. Allora, come illuminante vado con il dito, perché mia sorella dice, perché io non mi fido, raga, vi giuro. Cioè, praticamente è un ombretto di Kiko, è 208, è stupendo, questi qua, tipo questa montagna tipo sabbia. È andata ad aprire, è andata con l'unghia dei nudi. Non vabbè. Si apriva, cioè, tipo è durissimo. Vabbè, ragazzi, e mi è scattata l'unghia sull'ombretto. Poi dice, perché tu non ti fidi di me? Dammi le cose, prestami, ma io non rompo niente, non è colpa mia. No comment, ma quindi vado capita, con il dito. Ieri ha fatto un sacco di guai in casa. Bellissimo, e poi raga, se faccio io guai, Michela fa solo guai. Perché tu li fai sempre.
parla. Allora ha detto dobbiamo fare il registro dei guai. Così ogni volta che uno fa un guaio lo deve e dire. E poi ragazzi vado a prendere sto colore e lo vado ad applicare nell'angolo interno dell'occhio, quindi per aprire lo sguardo e illuminarlo. Madonna com'è bello. Ah, il fatto di, mica le ho dette come critiche, perché raga, non so se voi truccate mai qualcun altro, però truccando sempre se stessi, quando trucchiamo un'altra persona, vediamo tutte le differenze, tutte quelle cose che per noi la normalità ovviamente è il nostro viso, e quindi pure se lei è mia sorella, c'ha un sacco di cose proprio diverse da me. Lei pensa che sono critiche, che io la voglio criticare, che è brutta, che scelta. Sulle labbra ho scelto Spiked With Rouge della Wet n Wild, che è uno dei set di Wet n Wild miei preferiti, che ha questo bellissimo colore rosa marroncino che si rifà e sta molto bene con questi colori sugli occhi. Adesso lo faccio vedere, eccolo qua, è veramente molto bello. Finalmente vedremo le labbra di mia sorella contornate perfettamente, perché lei, a lei piace sempre un po' ingrandirle, a me non piace, dico sempre ma si vede, quindi ora io le farò bene come dico io. Le labbra piccoline. Le labbra. Ma tu hai le labbra veramente tipo quella della... quella delle cinesi, dei giapponesi, quando mi fanno a cuore piccoline. Le labbra anni 20. Ce l'hai proprio piccolina a cuoricino. Sembra un uccellino, ma che è? È solo le tue labbra vere, che vuoi da me? Michela che si vede per la prima volta con le sue labbra truccate. Ma sono le tue labbra vere, sai? Io cosa? Sembra un uccellino! Ti rendi conto? Come essere derise da una sorella. Come sei bellina. E questo è il look finito. La mia sorella dice che sembra malata, sembra un uccellino, non si riesce a vedere praticamente. Invece a me piace molto, perché è fine, è naturale, è comunque elegante, è luminosa, non lo so, mi sembra più la pelle anche, per esempio rispetto a come lei comunque la trucca tanto, è molto più fresca, a me piace, e quindi ragazzi questo è il look finito. Io spero tanto che vi piaccia, fatti un po' vedere anche col colore dei capelli, appunto come vi dicevo, che viene ripreso dai colori che ho utilizzato sugli occhi, a me piace tantissimo. Sì. Puoi parlare, non è che te fa come le modelle che non parlano. No, niente, cioè è bello, però mi vedo strana. Si vede sembra un po' malata. Sì, va bene. Un po' malata con le labbra da uccellino, ma che è? Sembra che devo andare a fare festa anni 20. Oh, boh, una ghiaccio. Vabbè, ragazze. Guarda! Ma ragazze, sapete perché? Perché non potete immaginare le labbra che mio sorello, perché lei se le fa sempre da fu, cioè se le scontorna sempre un sacco, deborda 3 quintali, perché ha le labbra tipo uccellino, veramente tipo becco, che esce un sacco al centro, tipo cuoricino, e poi dentro rientra. Tipo becco. C'ha le labbra a cuoricino, Michele. Sembra, non lo so, fai la fischiatina. Va voi. Fai la fischiatina. E mi piace tutto molto. Il mondo attorno. Fai la fischiatina. Fai la fischiatina. Allora ragazze, dicevamo, mentre mia sorella si guarda sconvolta allo specchio, ride, fa vabbè, spero vi siete fatte con noi 4 risate, niente, che a me è un look che piace, che secondo me deve cominciare comunque ad usare, deve usare più spesso, perché quando la vedo così mi piace molto di più di quando si impaparacchia 3 quintali di roba in faccia, e anche perché comunque è intenso, guarda gli occhi comunque come sono intensi e sfumati, comunque c'è colore, vabbè. Io spero che il trucco vi sia piaciuto, vi abbiamo tenuto compagnia, niente, che vi abbia fatto piacere questo tipo di video. La prossima volta faccio truccare a Michela, mi faccio truccare io da Michela. La prossima volta truccherò io, mia sorella, secondo la mia visione. Non mi faccio truccare adesso, volevamo farlo anche registrarlo, però non sto bene, si sente anche da raffreddore, gli occhi gonfi, quindi non è proprio il caso. Speriamo che il video vi sia piaciuto, noi vi mandiamo un saluto, un bacio. E quindi da Michela, da Michela l'uccellino e, e Caterina la malata. Vi salutiamo al prossimo video, ciao.